Iniziamo allora questa presentazione conferenza dei risultati del primo anno di sperimentazione del progetto Telte Covid-19. Il saluto introduttivo è affidato al prorettore per gli studenti Rossano Massai. Grazie a tutti, porto i saluti del rettore che oggi non poteva essere presente e quindi ha dato a me l'onere, ma direi anche l'onore di fare questa presentazione dell'esperienza Teltec Covid-19 insieme alla ASL Toscana Nord-Ovest. Sono particolarmente felice, diciamo così, di essere presente anche per la presenza dell'amico Luca Fanucci, insomma, che con cui condividiamo impegni di responsabilità in Ateneo. Quindi vi ringrazio intanto per la partecipazione. Mi sono preparato due parole perché non è il mio campo di applicazione, come dicevo prima, però questo progetto è stato veramente, secondo me, un esempio eccellente di come in tempi di difficoltà l'Università di Pisa e il territorio nel suo complesso abbia la capacità di reagire e di portare a sistema comunque tutta quella che è l'innovazione che l'Ateneo riesce a produrre e che riesce anche a trasferire. E quindi direi che il Covid è stato, nella sua imprevedibilità, drammaticità e urgenza, questa pandemia si è rivelata veramente come uno stress test importantissimo per valutare proprio la tenuta e la capacità di reazione della società civile e della comunità sanitaria e scientifica nel gestire uno scenario che era assolutamente inedito e per molti versi anche assolutamente imprevedibile. Certo è innegabile che in queste condizioni siano emerse fragilità vecchie e nuove, ma alla fine credo che tutti gli attori principali di questa reazione abbiano dato prova di grande abnegazione e capacità di fare squadra, adattando i propri assetti tradizionali alla nuova situazione. Una capacità preziosa quando il tempo per decidere è poco, la posta in gioco decisamente alta e quando si ha a che fare spesso con atteggiamenti di diffuso scetticismo e di negazione delle evidenze scientifiche. Il caso del progetto Teltec o Teltec Covid-19 di telemonitoraggio territoriale delle cronicità che presentiamo oggi è un'ottima rappresentazione della capacità di reazione e del gioco di squadra messo in campo in questo frangente. Il progetto è stato sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, sotto la guida del collega amico Luca Fanucci, finanziato dalla Regione Toscana e sperimentato sul territorio pisano con il coinvolgimento dell'azienda USL Toscana Nord-Ovest e dei medici di medicina generale. Un progetto che era nato con un obiettivo diverso, che è risultato poi strategico nella gestione dei consulti medici in una circostanza di grandissima complessità come quella che abbiamo vissuto. Quindi la capacità di adattare dell'innovazione nata in contesti diversi a quelle che sono le mutate esigenze del territorio e della società. Tutto ciò grazie a quella che di fatto si è dimostrata una forte attitudine del nostro territorio a superare momenti complessi, facendo leva su processi organizzativi e tecnologici che sono stati sviluppati in momenti, per così dire, di pace, ma che si sono poi dimostrati preziosissimi nei momenti più bui della pandemia. Come squadre ben affiatate è bastato guardarsi negli occhi, come si dice, per capire che, viste le potenzialità di questa piattaforma di telemedicina, poteva risultare strategico metterla a disposizione del territorio per monitorare i contagiati da Covid-19. La possibilità di poterlo fare da remoto è stata fondamentale, perché così infatti si sono ridotti i contatti tra paziente e medico, ottimizzando la gestione degli interventi di quest'ultimo e riducendo drasticamente la possibilità di trasmissione del virus da medico ad altri pazienti, contribuendo allo stesso tempo a calmierare la pressione sul nostro sistema ospedaliero messo drammaticamente alla prova durante i momenti peggiori della pandemia. Tutti noi sappiamo bene cosa ha significato anche in termini di sacrificio personale e purtroppo di perdite di vite umane avere i nostri medici e il nostro personale sanitario in prima linea con le limitate protezioni di cui disponevamo all'inizio. Passata la fase emergenziale, grazie al supporto di una delle nostre spin-off,
La piattaforma è stata poi messa a punto in modo specifico proprio per il Covid, a dimostrazione anche della ampia capacità di adattamento di questa innovazione, creando il sistema SatNav che l'ha resa ancora più efficace durante la seconda fase della pandemia, permettendo anche l'esportazione di questa tecnologia in altri territori, oltre a quelli pisani e livornesi, in altri territori raggiunti dalle competenze della USL Toscana Nord-Ovest, come la Lunigiana, le Apuane, la Piana di Lucca, l'Alta Val di Cesena, la Valdera e le Valli Etrusche. Tutto ciò è stato certamente frutto anche di quel rapporto virtuoso di collaborazione tra enti, università e tessuto produttivo che a Pisa è pratica da sempre e sempre più spesso praticata. Effettivamente la capacità dell'Ateneo di fare trasferimento tecnologico sul territorio ci viene riconosciuta, è stato pubblicato ieri il rapporto Censis e proprio nell'ambito della capacità di trasferimento tecnologico il nostro Ateneo ha dei punteggi altissimi, siamo quindi tra gli Atenei italiani ma anche nelle classifiche internazionali, è proprio questo uno degli aspetti che consente al territorio pisano nel suo complesso di avere una forte innovatività. Non siamo in presenza di aziende o di industrie di grandissima dimensione, ma quella che è la nostra capacità maggiore è proprio quella di fare innovazione e di avere contatti diretti con il territorio. In questa storia, da cui spero possa nascere realmente un nuovo modo di agire, rappresenta comunque il fattore di forza di questa vicenda è stato proprio il fattore umano e quindi la capacità di interlocuzione tra attori diversi e tra appartenenti ad enti diversi. Ogni attore coinvolto infatti ha lavorato senza sosta per mettere a punto la piattaforma, per semplificare la piattaforma e il suo uso anche lato utente, lato pazienti Covid e soprattutto per fornire ai medici delle cosiddette USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, quella che è la formazione necessaria. Formazione che mi piace ricordare si è svolta anche in presenza alla fine di turni estenuanti di lavoro con incontri fatti di solito dalle 9 di sera a mezzanotte impegnando molte serate soprattutto tra ottobre 2020 e marzo 2021 dove nessuno dei partecipanti, docenti e discenti si è mai tirato indietro, quindi una fortissima volontà e un forte spirito di attaccamento al proprio territorio e alle proprie funzioni. Non possiamo che essere infinitamente grati a tutti loro per lo sforzo congiunto che hanno portato avanti, a dimostrazione proprio di quello spirito di abnegazione a cui facevo riferimento prima e di come la nostra sia una comunità che non si tira mai indietro. Voglio sottolineare infine l'importanza di questa preziosa esperienza, umana oltre che scientifica, ringraziando chi l'ha resa possibile. La dottoressa Anna Maria Vianello, che insieme ai medici di medicina generale ha stabilito il protocollo scientifico utilizzato dalla piattaforma per seguire pazienti Covid, il professor Luca Fanucci e i ricercatori Massimiliano Donati, Alberto Rubrano, Martina Olivelli, Gianluca Giuffrida e Silvia Panicacci, che credo siano presenti, del nostro Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, oltre naturalmente all'ingegnere Alessio Ruiu dello spin-off universitario Ingenieurs. Se tutto questo è stato possibile è soprattutto grazie a voi e alle vostre doti umane e scientifiche. Quindi vi ringrazio veramente di questa importantissima testimonianza di spirito di collaborazione e anche per l'eccellente prodotto che avete realizzato. E ringraziamenti anche da parte del Rettore che si dispiace di non essere presente alla giornata. Grazie a voi. Grazie. Insieme all'Ateneo, partner fondamentale del progetto e come è stato già ricordato, è l'ASL Toscana Nord-Ovest. Abbiamo qui la direttrice del Dipartimento di Sanità Territoriale, Antonella Tomei. Prego.
Buongiorno a tutti, innanzitutto un sentito ringraziamento per questo invito che ci consente di socializzare un'esperienza che è stata estremamente importante ed interessante di un partenariato tra l'azienda sanitaria e l'università e che si è svolta sul territorio, che è nata con finalità diverse, nel senso che il progetto Teltech è nato per l'assistenza ai pazienti cronici e invece poi alla fine ha dato un contributo estremamente valido e importante nel momento drammatico della pandemia. Ha reso il territorio più forte, consentendo ai pazienti di poter essere assistiti al proprio domicilio, che in particolari condizioni, soprattutto per gli anziani, rappresenta già di per sé una risorsa, e soprattutto ha consentito dell'accesso all'ospedale quando questo era necessario. Quindi è stata un'esperienza estremamente importante grazie al contributo di tutti, in particolare senza il supporto della medicina generale non si sarebbe potuta verificare e ovviamente senza il supporto tecnico rappresentato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, in particolare dal gruppo coordinato dal professor Fanucci. Quindi l'esperienza sicuramente è stata estremamente positiva, è un'ulteriore riprova di quanto il monitoraggio a distanza sia uno strumento efficace nella cura dei pazienti, che consenta di tenerli il più possibile al proprio domicilio e consentire un accesso giusto e mirato a livello ospedaliero, quindi quando ciò è necessario. Quindi che cosa abbiamo imparato? In questo dramma abbiamo confermato qualcosa che già conoscevamo, che ci auguriamo possa arrivare a strutturarsi non più come episodi belli, meravigliosi, ma episodi, ma che diventi uno strumento di lavoro importante per il territorio e per l'ospedale. Grazie. Grazie. Il coordinamento tecnico e accademico del progetto è stato gestito dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e al tavolo abbiamo il professor Luca Fanucci, ordinario di elettronica. Grazie, benvenuto a tutti. Inizierei con dare due informazioni su come funziona il sistema per chi non è dentro addetto ai lavori. In pratica il kit che abbiamo fornito ai pazienti è costituito da alcuni sensori biomedicali Bluetooth che servono per la misurazione dei parametri vitali che i medici hanno ritenuto significativi per il monitoraggio della patologia, ovvero la temperatura, la misurazione della pressione arteriosa, della saturazione dell'ossigeno, la frequenza cardiaca. E questi strumenti vengono forniti al paziente che attraverso un'app che funziona su un tablet lo guida sia nei tempi che nei modi di utilizzare questi strumenti. Lo stesso tablet riceve automaticamente le informazioni che vengono registrate dagli strumenti e le invia a una cartella elettronica che poi è a disposizione di tutto il team di cura, di tutti i medici che hanno diciamo la responsabilità di monitorare il paziente a domicilio. Una cosa importante è che la tecnologia è stata pensata fin dall'inizio, come diceva la dottoressa Tomei, per un monitoraggio del paziente cronico, che di per sé è un paziente tipicamente molto anziano e quindi anche forse statisticamente con poca dimestichezza con la tecnologia. E questa piattaforma è stata pensata proprio per rendere facile l'utilizzo a un paziente anziano del kit complessivo. E questo è stato un punto di forza, aver messo il paziente al centro, che poi ovviamente al momento che li abbiamo utilizzati per il monitoraggio di paziente Covid-19, dove l'età media era inferiore, per loro era assolutamente banale il loro utilizzo. E questo ha semplificato anche il lavoro dei medici di medicina generale, che non avevano da fare tante spiegazioni e quindi anche
l'importanza di avere una tecnologia usabile subito perché possa essere inserita nella pratica quotidiana. Curioso è stato quando volevamo per forza andare a spiegare sul campo e fare insieme gli arruolamenti dei pazienti ai medici USCA, che sono medici molto giovani, dove per loro era talmente intuitivo l'utilizzo della piattaforma che quasi si offendevano sul fatto che noi ci si offriva, grazie a Massimiliano, a Gianluca, a Alessio, di andare lì e fare i primi arruolamenti insieme. Li abbiamo quasi dovuti forzare. Questo anche a dimostrazione di come per loro fosse assolutamente facile e intuitivo l'utilizzo della piattaforma. Intendo solo, diciamo, in questa sede andare a ricordare come questa tragedia di fatto abbia tirato fuori quel fattore umano che diceva l'amico e collega Rossano Massai, perché l'ho letto proprio soprattutto nei giovani ricercatori che hanno e ricercatori che hanno lavorato in questo progetto, che onestamente io vedo sempre di più come fra i giovani, anche i giovani studenti che abbiamo il privilegio di seguire, come ci sia questa forte desiderio di mettere le competenze tecniche al servizio del prossimo, al servizio del nostro paese. In questo caso tutte queste, diciamo, desideri hanno avuto la possibilità di manifestarsi e devo dire che alla fine c'era un grande appagamento da parte di ognuno di essere potuti stare al fianco di queste persone. E un'altra cosa interessante è come anche diciamo rispetto alle chiamate alle armi che sono state fatte da tutte le istituzioni, anche la nostra spin-off Engineers del nostro dipartimento abbia voluto cogliere un'opportunità dell'Agenzia Spaziale Europea per trovare delle risorse da mettere a disposizione tutta l'Alps Toscana Nord-Ovest, che ci ha permesso di uscire, no, dal territorio Pisa-Livorno e andare fuori fino all'Unigiana, in tutte quelle aree di stretto che ha menzionato prima il collega Massai. E non solo, ma anche il fatto che lo stesso Dipartimento abbia voluto poi partecipare ad altri bandi per migliorare ulteriormente la piattaforma, cercando di fare tesoro un po' di questa esperienza. E questo è stato ad esempio il caso del progetto che abbiamo diciamo sottomesso ed è stato selezionato dalla Regione Toscana insieme all'azienda ospedaliera pisana con il coordinamento del professor Stefano Masi, con l'Agenzia Regionale di Sanità, con il dottor Paolo Francesconi, in cui vogliamo andare ad arricchire la nostra piattaforma con l'analisi del dato, cercando di inserire un sistema esperto e un sistema di intelligenza artificiale che possa ulteriormente, da un lato, semplificare l'utilizzo della piattaforma ai medici di medicina generale e dall'altro ricavare più informazioni per poter essere, diciamo, più attenti nel affidare questo tipo di strumento alle persone in modo più adeguato, perché quella ovviamente è un'attenzione, l'adeguatezza dello strumento è importante per anche utilizzare in modo opportuno le risorse. Per cui ecco, questo aspetto umano che anche il mio collega Rossano ha voluto mettere in evidenza è la cosa più bella che ricordo di questa esperienza, che spero ovviamente possa garantire la collaborazione istituzionale fra l'università, i medici di medicina generale e l'azienda ospedaliera, l'azienda sanitaria Nord-Ovest, Toscana Nord-Ovest, anche in tempi di pace, come auspicava la dottoressa Tomei, cercare anche nel futuro di utilizzare tutte le potenzialità della tecnologia laddove i medici ritengano che sia utile. Grazie. Grazie. La parola va nuovamente alla direttrice Tomei per un'importante integrazione. Allora, devo integrare perché io nell'emozione, dopo la bella presentazione del prorettore, mi sono lasciata trascinare dall'esperienza che ho direttamente vissuto a fianco del professore, dei medici, dottor Melani, dottoressa Pianello e medici USCA, ma io devo portare, perché era il mio primo compito, i saluti e i ringraziamenti da parte della direttrice generale. Quindi questo era
il mio primo compito. Poi mi sono lasciata trascinare nell'impeto della passione, stimolata proprio dalle belle parole del prorettore, e ho continuato sulla tematica, diciamo, del progetto. Però il mio primo compito qua era quello di, che per motivi istituzionali si scusa tantissimo, ma è al corrente di tutto il progetto, e rinnovo i ringraziamenti e i saluti della nostra direttrice generale, la dottoressa Maria Letizia Casani, che oggi non è potuta essere presente con noi, e anche del direttore sanitario, il dottor Luca Lavazza. I medici di medicina generale sono stati naturalmente centrali nella sperimentazione di questo sistema, e chiamo sul palco Luca Melani dell'aggregazione funzionale territoriale 3 di Pisa. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Luca Melani e rappresento la componente della medicina generale in che si è avvalsa di questa tecnologia e di questo progetto, che è stato shiftato all'utilizzo nel Covid dal dramma iniziale. È figlio di un dramma in realtà il test Covid-19, perché all'inizio scoppiata in mano, come dicono i giornalisti, come hanno detto i giornalisti nazionali, e personalmente tutti abbiamo avuto vissuto dei drammi. Io 2 marzo, marito e moglie, ho avuto i miei unici decessi, due pazienti carissimi di 75 anni che già sono stati ricoverati subito i primi giorni, e dopo un lungo poi travaglio in terapia intensiva sono deceduti. Lui, il marito, mi chiamava tutte le sere, quindi aveva già, si evidenziava un bisogno di contatto col proprio medico di medicina generale da prima, proprio dai primissimi giorni. Dall'ospedale mi chiamava e mi diceva cosa avevano fatto, cosa faceva. Lui era ricoverato in malattie infettive, e l'ultima sera che poi passò in medicina, in terapia intensiva, mi chiamava bimbo, perché mi aveva visto veramente da bimbo, per lui era un bimbo. Mi disse: bimbo, questa volta non ci levo le gambe. Lo sentiva, quindi dalla rabbia di questo che era stato il sentimento prevalente, al di là della paura che pervadeva tutti noi, ma per noi in prima fila il sentimento iniziale era l'impotenza e la rabbia, è nato il cambiamento dell'utilizzo dei kit di telemedicina. Erano nati per i pazienti fragili, grazie all'intuizione della dottoressa Vianello, che è una segnista di ricerca a metà tra il dipartimento del professor Taddei e del professor Fanucci, c'è stato questo 100 kit con 100 saturimetri che giacevano, erano fermi di fatto ingegneria informatica. La dottoressa Vianello ci disse: ma perché non li utilizziamo, li shiftiamo per i pazienti che sono diventati fragili, che sono i pazienti Covid? E allora, all'inizio, quando ancora non c'erano i DPI, quando praticamente potevamo girare in lockdown solo noi sanitari, ci siamo muniti delle valigette con i kit e li abbiamo portati porta a porta ai pazienti positivi. Ogni paziente positivo per noi era un salto nel buio, però con l'utilizzo dei sensori di cui ha parlato il professor Fanucci, che noi vedevamo i cui risultati vedevamo tutte le sere sulla piattaforma, era meno buio. Per i pazienti c'era il contatto, bene o male, giornaliero, quotidiano, anche se non per telefonico. Se sapevano che se il medico non li richiamava, vuol dire che tutto sommato i valori andavano bene. Quindi, poi, d'accordo col dipartimento del professor Taddei, c'è stata tutta questa sinergia che vorrei rimarcare. D'accordo con il dipartimento del professor Taddei, con Stefano Masi, abbiamo stabilito dei monitoraggi più o meno intensivi, quante volte al giorno devono provarsi la temperatura, la pressione, e quindi
si è sempre stata fatta più luce, è sempre stata fatta più luce sia sul monitoraggio dei parametri vitali, sia sulle terapie, perché anche quelle sono state, fra virgolette, non proprio sperimentate, ma è stato trasportato, grazie al Telte Covid, abbiamo potuto trasportare a domicilio le terapie ospedaliere, cosa che non siamo noi dei pionieri della terapia domiciliare come tanti. Noi abbiamo, d'accordo col Dipartimento e d'accordo con gli studi, seguendo la letteratura, grazie al monitoraggio abbiamo potuto curare a casa, con le terapie che vengono fatte in ospedale, tutti i pazienti a domicilio. Quindi è stata una trasposizione della corsia a domicilio del paziente. Il caso dell'avvocato Celandoni di Lorenzo è patognomonico. Lui, che poi ora verrà a spiegarvi, lui è a fine ottobre, quindi la seconda ondata, uno dei primi della seconda ondata, ha avuto una febbricola per una settimanetta, mi chiama un venerdì sera e mi dice, venerdì mi sembra fosse, e mi dice c'è uno sfogo, mi è venuto un eritema, quindi un sintomo aggiuntivo. La mattina lo chiamo io, perché lui non mi chiamava per paura di disturbarli sabato, aveva 39. Prendo il kit di volata, vado, l'ho visto, c'era possibilità di visitarlo, c'erano i DPI, quindi mi vesto, lo visito, sento che ha una polmonite. Tanto lo sa, ha una polmonite. Quindi saturava sui 90, quindi per i non addetti ai lavori 89-90 per un ragazzo di 50 anni siamo ai limiti del ricovero. Abbiamo fatto la prova, abbiamo detto guarda, ti si imposta la terapia con l'eparina, insomma, la terapia domiciliare. Ho chiamato il professor Taddei, facciamo così, non lo ricoveriamo per adesso, proviamo, diamogli il kit, e effettivamente abbiamo visto che i parametri, piano piano la temperatura calava giorno giorno e la saturazione aumentava, quindi la forbice tornava normale. In capo a un paio di giorni saturava già 94-95, abbiamo continuato, siamo ritornati a visitarlo e alla fine dopo un mese faceva surf. Quindi, però, quello che volevo dire, al di là del caso specifico, io ero molto più tranquillo a casa, perché sapevo che io vedevo tutte le sere i suoi 4, 5, 6, le sue misurazioni, senza bisogno di chiamarlo, perché, o che lui mi chiamasse, perché, come sapete, come vedete, i vostri medici raramente li trovate per telefono, ma al di là della battuta, il contatto telefonico è molto più difficile, molto più incerto, è molto più aleatorio di valori direttamente inviati dai sensori alla piattaforma, nemmeno trascritti dal paziente, direttamente inviati. Quindi c'è il vantaggio, uno dei grossi grandi vantaggi è proprio la misurazione diretta che noi vediamo. E l'altro enorme vantaggio è la possibilità di collaborare con l'università, col dipartimento. Ci serviva la temperatura, che non c'era nel TELTEC, abbiamo chiesto e subito il dottor Donati e tutto lo staff ha creato il tassello per l'inserimento della temperatura corporea. Ci serviva una storia clinica, un diario clinico, è stato creato il diario, il diario clinico. Quindi non solo eravamo sicuri noi, eravamo più sicuri i pazienti, ma questo lo diranno i pazienti, lo dirà il paziente, e c'è stata un'implementazione continua per migliorare il sistema. Il futuro è questo, il futuro che se ne dica, i soldi del Piano Nazionale di Resilienza verranno erogati solo, c'è un capitolo proprio a parte sulla telemedicina. Quindi deve essere rispettato, dovrà essere rispettato anche quello. Quindi che si voglia o non si voglia, bisognerà fare conti con i sistemi di telemedicina. Questo c'è, è avviato, teniamone conto. Grazie. Accogliamo allora Lorenzo Celandroni,
che è un paziente Covid seguito con la piattaforma Telte Covid-19. Buongiorno, sono Lorenzo Cialandroni. Ha già detto quasi tutto il dottor Melani prima di me. Io ho usufruito della piattaforma in un momento in cui ero particolarmente fragile e questo mi ha permesso di non accedere in maniera anche indiscriminata alle cure ospedaliere. Mi ha permesso di curarmi a casa e sostanzialmente i concetti che hanno espresso i professori qui prima di me sono quelli che faccio miei. Facilità di utilizzo dello strumento che mi è stato dato, quindi la facilità di accesso alla piattaforma tecnologica, la presenza del fattore umano che è stata fondamentale perché comunque sia ho avuto sempre un rapporto con la medicina territoriale, con il medico che mi conosce come paziente già da prima e quindi ha potuto seguirmi e soprattutto spero che non sia effettivamente un episodio gestito da un gruppo di ricercatori, ma che questa cosa effettivamente possa diventare un'alternativa e che poi l'accesso all'ospedale sia effettivamente riservato ai casi più bisognosi. In effetti, curandomi a casa, ho avuto la tranquillità di stare nel mio ambiente, di continuare ad avere contatti telefonici, ovviamente, perché ero isolato, ci mancherebbe, e però comunque sia di vivere la mia vita da recluso e curarmi con la dovuta cautela e tranquillità. Ecco, questa è la mia esperienza. È già stato citato più volte il professor Stefano Taddei, direttore dell'unità operativa Medicina 1 dell'azienda ospedaliera universitaria pisana. Buongiorno, è stato già detto tutto, ringrazio anzi l'amico Luca Panucci per avermi invitato. Vorrei aggiungere solo pochissime cose. Sono assolutamente d'accordo quando l'altro Luca Melai, diceva che stanno cambiando i tempi, la medicina sta cambiando, non è più quella di prima, la popolazione invecchia e questi sistemi sono i sistemi del futuro, perché sono gli unici che ci possono dare veramente un quadro clinico del paziente. Tra le righe Luca diceva, io vedo i dati, non me li racconta il paziente, perché i pazienti, se volete essere messi fuori via, dovete dare retta ai pazienti, perché quanto c'ha di pressione? Ah, c'è la pressione alta, 190-110, ah davvero, poi non interroga un po' di più, ha avuto un 190-110 e 120-80 per gli altri 3 mesi, ecco, uno lo vede e ha bisogno di toccarlo, ha bisogno di... Pensate il tempo che oggi come oggi si spende negli spostamenti, no? Poter che il paziente rimanga a casa, il medico possa rimanere in studio. E anche una cosa è stata detta, cioè all'inizio c'era la valutazione del medico, la visita. Secondo me questo tipo di sistema rimette, se non c'era, ma ancora di più rinforza il concetto del medico di famiglia come l'entità di base della medicina, perché sempre di più noi cosiddetti specialisti dobbiamo servire di consulenti. E ci fa capire che poi le capacità e benvenga e il lavoro di Luca Fanucci sono veramente straordinarie. Noi si è cominciato, grazie a Luca, questa bellissima avventura sulla quale siamo ben contenti di partecipare. Devo però parzialmente correggere una cosa di Luca Melani quando forse non è stato chiaro, cioè non vi lo dite, non è che se fate il TELTEC dopo un mese sapete fare surf, questo no. L'ultimo intervento programmato è affidato al direttore dell'unità operativa Transizione al Digitale e Coordinamento Amministrativo dei Presidi, Alessandro Iala. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È un piacere poter dare una testimonianza di alcune attività fatte ormai un po' di tempo fa, ma che oggi fortunatamente siamo qui chiamati a raccontare.
Cos'è la telemedicina? È stato detto molto, per cui vi do un cenno su questo concetto. La telemedicina è un servizio, non è uno strumento e non è una tecnologia. E il servizio si compone di tre fattori fondamentali. Il modello organizzativo, che deve essere implementato, e questo è stato gestito dall'azienda sanitaria e dai medici di medicina generale, che hanno valutato l'organizzazione che è alla base di questo servizio, appunto. La tecnologia, che è stata raccontata, che è stata messa a disposizione dall'università col supporto dei ricercatori, che ringraziamo tutti, e anche del paziente. Il paziente non ha un ruolo passivo quando si parla di telemedicina, ma è un ruolo attivo. Deve collaborare, deve affidarsi a questi strumenti perché insieme tutti questi tre ingredienti possano portare quei valori che ormai, finite tutte le sperimentazioni negli ultimi anni, siamo certi che possa portare. La transizione al digitale è il cappello dentro il quale la telemedicina prende corpo e prende forma nell'azienda sanitaria Toscana Nord-Ovest, che da anni sta investendo sia in termini di risorse umane che risorse finanziarie per portare avanti i progetti chiamati telemedicina, che appunto vi stavo dicendo che cosa consistevano. Quindi tranquillizzo tutte le domande sul tema, speriamo che non sia un fattore singolo, non lo sarà. L'azienda sanitaria sta appunto completando questi percorsi e sicuramente questo progetto è stato illuminante su alcuni aspetti, e proseguiremo sia con lo sviluppo dei modelli che con lo sviluppo degli strumenti per dare corpo e sostanza ai pazienti territoriali che sono in cura oggi e lo saranno sempre di più nell'era nella quale la trasposizione degli occhi, che diceva il prorettore, che devono essere visti, è possibile sia in termini visivi che in termini auditivi che in termini di contatto. Per cui effettivamente è una metafora interessante che vorremmo replicare, sarà uno slogan che useremo prossimamente.